Bentrovati, nuovo appuntamento con ex cattedra pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Innanzitutto un ringraziamento per l'attenzione che quotidianamente mi riservate, bontà vostra. Lunga vita al presidente canonico. No, non sto assolutamente scherzando, ma è l'unica considerazione che mi viene da fare alla luce di quelle che sono state le ultime dichiarazioni del numero uno rossonero, che dopo quasi una settimana di silenzio assordante è tornato a parlare. Lo ha fatto ovviamente conversando con un'unica testata giornalistica, ma questo lascia il tempo che trova e per ribadire, uno, che non ha alcuna intenzione di mollare, quindi di cedere, due, che Zdeněk Zeman, col quale è in atto, oramai lo sanno anche le pietre, una diatriba, non è l'unico allenatore in circolazione, tre, che si stanno raccontando solo e soltanto tante chiacchiere, insomma, che c'è un chiacchiericcio immotivato che non porta da nessuna parte. Bene, allora le considerazioni vengono di conseguenza. Se il patron ha in animo di proseguire la sua avventura in rossonero, evidentemente non può che avere progetti ambiziosi, perché oramai è chiaro, evidente, palese che per la prossima stagione, insomma, bisognerà alzare l'asticella dell'ambizione e inevitabilmente puntare ad essere protagonista, possibilmente per tutta l'annata, indipendentemente poi dall'esito finale della stagione, perché insomma poi il risultato è sempre dettato dal campo, ma per essere protagonista il Foggia evidentemente dovrà avere, oltre che uno zoccolo duro consolidato, poi soprattutto qualità. Per avere qualità, evidentemente bisognerà anche allargare i cordoni della borsa, ma questo, come dire, ci pare assolutamente conseguenziale. È vero quando Canonico dice che Zeman non è l'unico allenatore in circolazione, tanto per ribadire, insomma, che da queste parti si continuerebbe a vivere di ricordi. Sì, Zeman non è l'unico allenatore, ma è l'allenatore. È un allenatore unico, unico nel suo genere, per quello che è capace di portare come valore aggiunto. E abbiamo sotto gli occhi, insomma, quella che è stata la sua ultima stagione, che parla da sola e si commenta da sola. Quanto alle ipotetiche castronerie, che si continua, secondo appunto il maggior azionista del Foggia, si continuano a rincorrere in questi giorni, anche qui ci fa piacere che proprio dalla bocca del numero uno del club rossonera sia partita questa precisazione, perché insomma anche a noi le chiacchiere non piacciono per nulla, ci piacciono i fatti, e sui fatti noi poi andiamo a fare le riflessioni del caso. I fatti per il momento li stiamo ancora attendendo. E la speranza, che è sempre l'ultima a morire, è che quanto prima finalmente ci sia chiarezza su tutti i fronti. Quella chiarezza che, ahinoi, fino ad oggi invece è clamorosamente mancata. Ciao!